Un talk di Andrea Piovesana sull'MRP Sale Plan. L'ho detto bene? Bene, Perfetto. perfetto. Va bene. Allora, Andrea, buon lavoro, gli facciamo un applauso. Beh, io non inizio se non c'è Ciro, eh. È un requisito. L'ho È un requisito. cacciato fuori, Ciro? No. Allora, ciao a tutti, io sono Andrea Piovesana, il mio lavoro è sempre stato un po' sull'informatica, nasco come Marco Calcagni in ambiente AS400, dove ho lavorato per più di 20 anni e ultimamente dal 2015 lavoro in proprio nella mia azienda openindustry.it e collaboro col PNLUG, in particolare con Marcello Frare e con altri lì di Pasiano, Rumba e Tonetto. Piuttosto che Loris Tessino, siamo un gruppo di persone che collaboriamo nel lavorare e creare progetti presso i clienti. Noi viviamo a Pordenone, nel nord-est, dove ci sono tante aziende medio-piccole che hanno esigenze importanti. Ci sono i temi di Industria 4.0, ma ci sono anche tanti altri temi. E ho sempre vissuto io personalmente nel settore un po' del mobile, quindi aziende che producono mobili, cucine, soggiorni, eccetera, eccetera. E negli ultimi progetti che abbiamo fatto quest'anno sulla versione 14, abbiamo fatto tutta una serie di nuove app per poter gestire in maniera efficiente la produzione. Quello che presentiamo oggi è l'MRP Sale Plan. Cosa sarebbe? O pianificazione da ordini clienti, cioè il fatto che io, per produrre nelle aziende, specie che producono prodotti configurati o comunque prodotti anche ingegnerizzati su ordine cliente, o prodotti comunque in un ambiente dove io faccio un cosiddetto make to order, cioè produco in base a un order, o engineering to order, in questi casi qui io ho bisogno di avere una flessibilità nel decidere cosa spedire o cosa produrre, selezionando gli ordini che pian piano mi escono nel portafoglio ordini. Quindi io devo, da un gruppo di testate ordini oppure da un insieme di righe ordini, creare la produzione o l'acquisto di quello che mi serve per produrre e gestire il flusso per arrivare alla fine a consegnare al cliente nei tempi che sono necessari. Allora, il primo problema che hanno le aziende delle mie parti qual è? Che i dati non sono mai corretti. Cioè, le giacenze in particolare è un problema tipico che non sono quelle che dovrebbero essere, specialmente nei semilavorati e spesso anche nei prodotti finiti. Perché? Perché loro producono la cosiddetta commessa, o che non è la commessa intesa la nave piuttosto che l'impianto, è intesa un gruppo di ordini che io produco in quella settimana per soddisfare delle esigenze dei miei clienti. Quindi il problema, siccome loro sono abituati a gestire un sottoinsieme e vogliono in qualche modo gestirlo in maniera isolata, perché io dividendo il problema della produzione di prodotti tantissimi distinti, tantissimi codici, se riesco a creare dei sottogruppi, riesco a controllarli e gestirli e in qualche modo capire l'avanzamento com'è in produzione, no? Quindi il problema tipico è che materie prime di solito sono corrette, perché se non ho materia prima proprio non faccio niente. Però i semilavorati, il prodotto finito, solitamente non sono proprio tanto corretti, ecco. Quindi l'obiettivo da parte nostra è stato di poter sapere cosa bisogna produrre anche con le giacenze errate. Questo era il primo obiettivo che ci siamo dati. Il secondo problema è appunto che io devo decidere cosa devo spedire e cosa devo produrre per spedire quella cosa la prossima settimana o tra 3 settimane o tra 2 settimane. Quindi io devo creare come dei gruppi, noi li abbiamo chiamati piani di produzione o piani di spedizione. Ci sono mille terminologie, sono state commesse. Ogni azienda che vai ha la sua terminologia e dipende anche dalla zona geografica, immagino. Ma sì, comunque il discorso di fondo, ecco, solitamente i clienti raggruppano nella settimana gli ordini da produrre, poi magari più avanti nella settimana hanno le urgenze oppure le modifiche dell'ordine, quindi fanno delle integrazioni. Quindi io non solo ho deciso che produco quella roba, ma nel tanto che l'ho decisa, qualcosa cambia. Quindi non ho la situazione classica che decido, produco, pianifico in un mese, faccio il cosiddetto piano di produzione. Queste cose sono cose che esistevano boh, 20-30 anni fa, quando esisteva l'MRP, parliamo di boh, 40 anni fa, non so. Il concetto di fondo comunque è che io devo semplificare il controllo di come gestisco la produzione e gli acquisti e farlo in maniera anche flessibile.
alcuni problemi che hanno i nostri clienti è dire faccio o faccio in conto lavoro, magari sto mese sono carico di lavoro, non riesco a fare la verniciatura del prodotto dentro, la faccio fuori. Oppure certe verniciature di solito le faccio da tizio, invece le faccio da caio. Quindi anche poter gestire il make or buy, cioè il produrre oppure far produrre all'esterno. Questa abbiamo presentato l'anno scorso con Rubetto Netto, l'MRP Work Order Subcontracting, cioè il fatto di fare il conto lavoro in base agli ordini di lavoro, mentre Odoo a standard lo fa in base all'ordine di produzione, che è una cosa per noi troppo rigida. Vabbè, ma ci sono anche altri temi. Scusate, ecco. L'altro tema appunto che dicevo prima è che noi molto spesso ci troviamo con clienti che hanno oppure make to order o engineering to order, che sono due tecniche di produzione molto sofisticate, che hanno le loro complessità, perché devono avere tanti prodotti, tabelle di configurazione, CAD esterni che caricano i prodotti, quindi PLM piuttosto che configuratori esterni, faccio il disegno della cucina, importo la cucina, produco tutti i pezzi, assemblo, faccio fare in conto lavoro le ante verniciate da tizio, quelle pressate da caio, poi le porto dentro. Insomma, tutta una serie di processi abbastanza sofisticati dove il controllo è la parte più importante della gestione. Ma anche il nesting, non so se sapete, il nesting sarebbe il fatto che io ho n prodotti da fare, ho un pannello grande piuttosto che anche una lastra di ferro, perché abbiamo anche delle carpenterie, gestito altre realtà che non sono solo legno ma sono anche ferro, dove io devo posizionare nella lastra, nel pannello, i pezzi in modo da sprecare il minimo possibile, quindi avere cosiddetta ottimizzazione del pannello e creare quindi il cosiddetto nesting. E quindi ho, dopo aver detto voglio fare questo, devo mandare i dati a un sistema esterno che fa l'ottimizzazione, mi ritorna indietro quali pannelli mi servono, che sono i pannelli che mi servono per fare un lotto di produzione, non un singolo ordine cliente, un singolo ordine di produzione, un insieme che è quello che noi chiamiamo il piano. Ok. Quindi noi, nell'affrontare tutti questi tipi di problemi che avevamo già affrontato nel passato, ma nella versione ultima, nella 14, che io ritengo una ottima versione, credo che Odoo stia facendo veramente degli ottimi passi in avanti, perché è veloce, stanno semplificando, gli ordini di produzione hanno integrato negli ordini la distinta dei componenti che impegno, sia anche le operazioni che devo fare per la lavorazione, e quindi è molto interessante, e hanno ad esempio archiviato l'MTO. MTO, cioè il make to order, che era nelle versioni precedenti abilitato, se uno lo va a cercare non lo trova, dice dove è andato l'MTO. È stato archiviato, quindi io posso disarchiviarlo, cioè rimetterlo attivo, però questa cosa qua mi ha fatto venire un dubbio qualche mese fa, e da qui è nato questo MRP Sale Plan. Poi c'è lo scheduler, che sarebbe che io lancio per calcolare gli impegni, però lo scheduler è una cosa carina perché lancio un programmino, schiaccio un pulsante, fa tutto, solo che i requisiti perché questo pulsante schiacciandolo funzioni non sono enormi. Io devo avere le giacenze giuste, devo avere le distinte giuste, devo avere gli impegni giusti, devo avere tutta una serie di cose con le date giuste, che se non ho tutte queste cose giuste io schiaccio un pulsante e faccio un disastro. Stessa cosa, un altro problema tipico è che io poi quando devo gestire tutti questi ordini, che non sono 2-3 ordini, sono 2-300, 1000 ordini di produzione quando io lancio un piano, devo versarli, devo avanzarli, devo decidere li faccio dentro, li faccio fuori, questi sì, questi no, devo fare tutta una serie di operazioni che sono massive e che se non ho dei strumenti flessibili per farle diventano molto molto pesanti, praticamente Odoo diventa inusabile. Qua. Così, questo era per darvi un esempio del fatto che il make to order è diventato è archiviato. Noi usiamo sempre anche la consegna diretta, che sarebbe il dropshipping, perché abilita nell'ordine di acquisto, abilita il fatto che io posso selezionare dove viene consegnato il materiale. Diciamo che Odoo, noi usiamo molto di Odoo, tanti moduli, ma usiamo anche tanti moduli OCA. Non so, il tipo ordine di cliente, il tipo ordine fornitore, piuttosto che tantissimi altri moduli, che ritengo che senza di questi sarebbe molto difficile lavorare. Credo che chi affronta il problema dei clienti ha bisogno di una serie di soluzioni che fortunatamente c'è OCA.
Questo era il schedulatore che dicevo prima, qui io da pianificazione seleziono esegui schedulatore, però era il problema che accennavo prima. No? Abbiamo anche utilizzato l'MRP Multilevel, un prodotto che è stato fatto da ForgeFlow, sono gli spagnoli, su OCA, se trovate a quell'indirizzo lì trovate questo modulo, fatto molto bene, lo abbiamo esteso noi per lavorare con i blanket order, sia di vendita che di acquisto, abbiamo fatto tutta una serie di modifiche, abbiamo fatto delle PR che però non ce le hanno portate avanti, però diciamo che questo è un MRP molto potente, e l'MRP è quello che si aspetta un'azienda che usa l'MRP, è lento, nel senso che schiacci il pulsante, aspetti 20-30 minuti, e secondo me non è possibile. Ho parlato con il titolare ForgeFlow, si chiama Jordi, e perché volevamo, invece di che utilizzasse strutture dati, cioè scritture sul database, che usasse dizionari in modo che lavorasse in RAM per fare un calcolo veloce, ma ancora non siamo riusciti a convincerlo a fondo. Ho fatto io il corso sul DDMRP, cosa molto interessante, è una tecnica di produzione che si basa sostanzialmente sui consumi, quindi analizzo quelle che sono le previsioni di utilizzo e i consumi dell'ultimo periodo, ADU, che sarebbe Average Daily Usage, quindi l'utilizzo giornaliero medio, quindi quanto materiale di consumo uso. Questa tecnica, anche questa però, è molto bella, è secondo me l'evoluzione dell'MRP, è molto interessante perché utilizza tutta una serie di logiche semaforiche, quindi usa diciamo il paradigma del semaforo dove ho verde sono ok, giallo attenzione, rosso occhio che vai in mancanti che non hai per produrre. Però anche questo richiede che io ho dei dati buoni, quindi questo sarà il futuro per noi del Nord-Est. Noi abbiamo bisogno di qualcos'altro, che è questo, quello che vi presento oggi e che abbiamo fatto, e che sostanzialmente cos'è? Il fatto che io ho un programmino semplice, un selezionatore, dove io dico voglio questi ordini clienti, questi di questa settimana, di questo cliente, di questa linea prodotto, di questo che ne so io, che posso selezionare o le testate o le righe, e dalle righe automaticamente seleziono le testate o dalle testate seleziono le righe, in modo che io posso fare anche selezioni parziali, non so, seleziono 100 ordini ma solo le cucine, no, solo i bagni. Mentre con un'altra selezione, magari io stesso ordine ho più prodotti, e su un'altra selezione seleziono solo i soggiorni. Non so. Posso fare selezioni diverse che raggruppo i prodotti in maniera dinamica, diciamo. Ecco, quindi io creo le righe del piano. Le righe del piano sono un dettaglio, quindi io ho la testata del piano, creo le righe. Dalle righe del piano, sostanzialmente, che possono essere sia righe a totale, io qualcuno mi ordina 5 di quei pezzi, posso fare una riga del piano che è 5 pezzi. Da qualche cliente abbiamo anche esploso, nel senso che abbiamo fatto una riga per ogni pezzo, perché ci sono clienti, tipo i serial number, fanno che ogni prodotto che faccio lo traccio con un numero seriale e abbiamo fatto che esplodiamo in maniera dettagliata per singolo pezzo. Facciamo gli ordini e i sottordini esplodendo al lordo, quindi io schiaccio e lui lancia tutta la produzione, ci impiega 1-2 secondi, anche su 1500-2000 righe di ordini clienti, quindi è estremamente veloce. Esporto i dati che se mi servono, abbiamo fatto l'esportazione verso nesting perché noi abbiamo questo problema dei piani di taglio dove si fanno queste operazioni, però il concetto di fondo è che io da questo insieme che ho creato, dove raggruppo righe, ordini di produzione, poi posso creare dei vari tool che dove esporto, importo, faccio quello che mi serve, stampo le etichette, stampo. Quindi abbiamo fatto il prelievo dei materiali, una prima cosa è che è per piano, quindi il piano richiede 12 pannelli tipo A, 14 tipo B e 16 tipo C, io vado a fare il prelievo per il piano, non vado a farlo prelievo per singolo ordine di produzione, no? Oppure per categorie prodotti, prelevo i bordi, prelevo i laminati da attaccare, prelevo le vernici, non so. Faccio delle distinte di prelievo per piano anche per tipologia di prodotto. Quindi ragiono in maniera accorpata. Questo mi semplifica estremamente, perché se io avessi 1500 righe di ordine e dovessi per ognuno dire prelevami il bordo di ciascun pezzo, avrei 1500 righe di prelievo
perché devo gestire le 1500, se poi vado a dire al tipo prendimi 3000 metri di quella roba e 4000 di quell'altra, due righe semplici, preleva, uno preleva, abbiamo fatto con delle app mobile usando Odoo standard senza nulla, quindi web app, dove uno fa i prelievi con uno scanner Zebra o quello che uno ha, e quindi abbiamo fatto che questi flussi di lavoro sono estremamente veloci e rispecchiano quello che per l'azienda deve fare, perché altrimenti se io ragiono in maniera dettagliata, l'azienda non vuole ragionare a livello dettagliato, vuole ragionare a livello di piano, perché così faccio le cose in maniera semplice e veloce. Poi facciamo la creazione di ordini di conto lavoro, se mi servono, quindi io dal piano faccio manutenzioni degli ordini di lavoro, dico questo lo faccio da qua, questo lo faccio in questo centro, questo lo faccio in quest'altro, no, questa volta lo faccio fare in conto lavoro, quindi faccio questa gestione del subcontratti del conto lavoro gestito per ordine di lavoro. Calcolo i fabbisogni gestendo anche proiezioni di consumi, perché abbiamo fatto una serie di programmi per gestire le proiezioni di consumi in base agli andamenti della materia prima, e abbiamo gestito sincronie con magazzini automatici, un po' tipo quello che ha fatto vedere prima Sergio Corato. Penso che pian pianino i magazzini automatici, sempre di settori parziali, sono sempre più diffusi. Noi da un cliente ne ha tre di magazzini, ovviamente tutti e tre diversi, quindi uno ha il database SQLite, l'altro ce l'ha in testo e l'altro l'ha in XML. Così. Da questo sviluppo del piano io posso fare le stampe delle lavorazioni per centro, quindi noi usiamo XLX Writer, io l'avevo presentato nel 2019 agli Odoo Days come adesso a Firenze. E quindi noi usiamo estremamente XLX Writer perché rispetto a QWeb è 1000 volte più veloce, ma quando dico 1000 non dico per scherzo. E uno schiaccia e viene fuori la stampa, stampo un elenco da 3000 righe, schiaccio e esce la stampa, cioè non devo aspettare un secondo, arriva. Okay. E stampiamo le etichette, così stampiamo le liste di prelievo, quello che uno deve prelevare. Queste sono le tabelle, giusto un elenco da tecnici che abbiamo fatto per gestire, quindi le testate del piano, le righe del piano, che vado praticamente a copiare dalle righe ordine clienti, che poi quando esplodo posso generare delle sottorighe che sono i semilavorati che mi servono per produrre quel piano lì. No? I materiali, che sarebbe la sintesi finale, dove io mando tutta questa cosa all'ottimizzatore che lui mi ritorna la sintesi dei totali di oggetti che mi servono per produrre, e i pannelli eventuali semilavorati che devo usare per fare questa produzione. Questo è un esempio di un elenco di piani dove abbiamo gestito un numeratore, una nota che è la descrizione, l'origine che e la settimana, perché molto spesso queste aziende ragionano per settimana, quindi per settimana di produzione, e uno stato. Questo è tutto, quindi io seleziono gli ordini, dal piano ho l'elenco degli ordini clienti, che quindi in questo caso ci sono 109 ordini clienti, dei quali poi posso generare i bordi, le etichette, creare degli ordini di acquisto just in time, quindi creare degli acquisti su riferimento, perché quel cliente cosa gli serve? Deve, in quel insieme di prodotti gli servono tre prodotti che non li tiene a magazzino, ma li ordina solo quando un cliente glieli ordina. Quindi ho i cosiddetti acquisti just in time. E poi creo varie altre cose, trasferimenti, eccetera, eccetera. Queste sono le righe ordine, che mi danno, volendo, anche un'informazione di altro tipo. Queste sono invece le righe del piano, dove io ho l'elenco di cosa devo fare. Per darvi un'idea, sì, ho numeri importanti, possono essere, di solito sono intorno al migliaio di righe in sostanza, no? Noi usiamo sempre mettere nelle nostre viste un pulsante che mi permette di andare a aprire una vista a tri, perché la vista a tri ha il vantaggio, quando io ho un piano, quando io ho qualsiasi cosa, di raggrupparla, gestirla, posso fare, ho una gestione più flessibile. No? Quindi noi abbiamo aggiunto questo pulsante di vedere le righe un po' su tutte le maschere di Odoo, facendo delle piccole modifiche sull'XML, in modo che io ragiono a dettaglio, posso raggruppare, filtrare, fare tutta una serie di cose che sono quelle che poi uno serve. Ecco, questi sono i materiali, in questo caso qua sono 128 righe di materiali che servono per fare trucciolari o piani, questi sono un esempio, e questo sarebbe sostanzialmente gli impegni di materiale che
preso nell'insieme complessivo del piano, mi servono per produrre. Quindi io da questo creo il picking, quindi creo con pulsante, crea trasferimento, creo il picking di questo oggetto che li ho qui, ne ho creati 4, uno per tipologia di materiale, che queste mi servono poi per gestire se ce l'ho il materiale o no e fare le analisi che mi servono, no? Usando gli standard di Odoo. Quindi noi, tutto questo sistema è solo un aggregatore che poi alla fine uso gli ordini di produzione di Odoo standard, con qualche estensione, gli ordini di lavoro standard. Usiamo tutto quello che è standard di Odoo, come delle piccole aggiunte, diciamo. Questa ad esempio è una stampa, questa è la miera, ma questa è una stampa dove con XL e XWriter uno fa stampami la produzione da fare e per ogni centro di lavoro fa un foglio dove ho l'elenco e con un ordine che vuole il cliente, con l'informazione che vuole il cliente, cosa deve fare, eventualmente anche un barcode, ma di solito il barcode lo gestisco a livello di etichette, non tanto a livello di liste, no? Diciamo che il futuro è sempre di più quello di gestire le cose con un terminale a bordo macchina dove io faccio, registro la produzione o collego, come prima ha fatto vedere Ciro, uno strumento che mi fa lui in automatico, è la macchina che mi fa fare gli avanzamenti, le cose. Noi comunque abbiamo fatto gli avanzamenti. Ecco qua, questo era il nesting, perché siamo riusciti un po' a collegare il disegno del nesting, abbiamo fatto anche un lavorato sul fatto di collegare il sistema esterno che ci dà sia il disegno dell'oggetto, sia poi tutto l'elenco di pezzi che stanno con la pallinatura di cosa c'è in quell'oggetto per fare delle stampe che serve oppure visualizzare a video. Questo, ecco, qui, questo è un po' la sintesi di quello che abbiamo raccontato. Qui vi do alcuni spunti di quello che abbiamo fatto. Questa è la presentazione che abbiamo fatto l'anno scorso del conto lavoro. Abbiamo aggiunto questi tre campi sugli ordini di lavoro in modo da gestire per ordine di lavoro se lo faccio in conto lavoro o no e chi lo fa. Quindi è il prodotto associato, in modo che il prodotto associa il prezzo che è il servizio di conto lavoro, no? Questa cosa che la presentazione abbiamo fatto io e Ruben Tonetto, che poi ha sviluppato lui insieme, abbiamo sviluppato questa cosa, secondo me questa è quello che manca a Odoo per essere flessibile nella gestione dei subcontratti. Qui è un'altra cosa importante, è l'analisi di disponibilità. Un po' come ho visto prima che parlava Antonio, che presentava l'estratto conto, no? Che io ho un sistema interattivo per visualizzare l'estratto conto del cliente, che tutti vogliono, perché tu, uno arriva in Odoo e dove interrogo l'estratto conto? Devi stamparlo, devi fare cose strane, cioè uno vuole interrogazione, uno schiaccia il pulsante, in tempo reale vuole vedere cosa succede, la situazione. Questo, noi abbiamo fatto questa interrogazione semplice, che usa SQL ed è estremamente veloce, quindi elabora 1000-2000 codici in pochi, in un secondo, due. Però se elaboro un codice solo è velocissimo. Lui sostanzialmente va a leggersi i stock quant, cioè le giacenze, e si va a leggere i movimenti, gli impegni di movimentazione che sono stock move, e mi dice: guarda che hai in giacenza questo, questo è un acquisto perché è un picking creato dopo che ho confermato un ordine di acquisto, quindi ti arriverà sta roba, quella data. Poi c'hai questo impegno di prelievo perché c'è un picking di prelievo del piano. Quindi questa è l'analisi di disponibilità scalare per data di un prodotto. Questa è una cosa che manca in Odoo, che noi ci siamo fatti, perché secondo me senza di questo uno come fa a gestire la produzione? Io non so come facciano. Un'altra cosa abbiamo fatto, che questa è il mobile scanner, cioè abbiamo fatto delle app molto semplici usando QWeb e zero JavaScript. Quindi QWeb, però la parte website, quindi abbiamo usato non back-end ma il front-end di Odoo. Abbiamo fatto delle applicazioni per fare stock picking, da una location sapere cosa c'è dentro, oppure da un prodotto sapere dov'è, gestendo le ubicazioni di magazzino. Quindi uno fa, dice il tipo di operazione, crea una nuova operazione, crea un picking, mette la quantità, aggiungi, quindi ho un strumento estremamente flessibile per fare la movimentazione con scanner barcode senza installare niente, installo questa app e funziona. Queste sono un po' di app come Open Industry. Quest'anno abbiamo presentato una vista che è l'MRP 3D View, cioè il fatto di vedere in tempo reale la situazione dei centri di lavoro in una mappa 3D, dove ho il colore del fondo del centro di lavoro, che ha un'immagine 3D, con GLTF, che è un progetto che abbiamo fatto vedere l'anno scorso,
dove vedo la situazione: in giallo vuol dire che non sta facendo niente, in verde sta producendo, in rosso vuol dire che è ferma. Questa è una visualizzazione, non è niente di importante, però è una, secondo me, è il fatto che con un'app installi un'app e ha una cosa del genere, su Do dico tanta roba, dico dalle nostre parti, no? E così anche il magazzino 3D e altre cose. Questo è il magazzino 3D, purtroppo, dove uno può, è una vista, usa 3GIS, l'abbiamo presentata la prima volta nella versione 10 con Davide Corio e Loris Tissino nel 2017, alle Do Experience 2017. L'anno scorso l'abbiamo presentata nella versione 12 multimagazzino, perché era monomagazzino, l'abbiamo trasformato in multimagazzino, e l'abbiamo convertita in versione 13 e 14. Converteremo prima o poi nella 15 con OVL adesso. La cosa magica di sta cosa è che con poco codice, sì, non è banale, comunque ci abbiamo lavorato tanto, però Odoo permette di fare queste cose qua senza interfacciarsi con strumenti esterni, cioè io senza andare su altri oggetti, io installo un'app e ho la vista. Lo dico che è quasi un miracolo, ma questo era quello che vi dicevo appunto dell'MRP 3D View che abbiamo fatto. Questo era invece quello che abbiamo fatto per visualizzare i modelli 3D, in modo che uno su un prodotto può inserire a un articolo un prodotto in 3D. Il formato è il GLTF, che è uno standard fatto dalla Kronos, che serve soprattutto per fare anche la realtà aumentata. Questa è un'altra cosa che abbiamo presentato l'anno scorso. E qua finisco, perché mi fa così il presidente, ma ho cercato anche di correre. Beh, congratulazioni per il lavoro, cioè, a dimostrazione del fatto che la community tira fuori, no, dal cilindro roba molto interessante. Ci sono domande per Andrea? A proposito, questa della sedia che vedevamo prima l'abbiamo fatta con Lorenzo, che è qui, e abbiamo fatto, quindi... Ma chi è Lorenzo? Non so come si chiama Lorenzo. Ah, Lorenzo. Battistini. È il ban. Quindi ci sono, questo che vedete è lavoro fatto da tanti di noi che hanno collaborato a farlo. Questo, quello della sedia è open source, è su Oka, suo SIE. Sì. E quello che abbiamo fatto noi, siccome è molto fresco quello che abbiamo fatto, adesso vediamo un po' come fare, o saranno delle app o sarà... forse su OCA. A me piacerebbe fosse su OCA, solo che OCA, come diceva anche, dicevo io ieri a Pedro, è un po' lenta la cosa, cioè uno, dopo che ha fatto un lavoro, ha fatto inventato chissà che, poi diventa più difficile metterlo su OCA che ha una soglia d'ingresso, che usarlo dai clienti che te lo pagano. Vabbè. No, versione, non usiamo OVL, vorremmo usarlo. Sì? Per l'e-commerce, ma è questo? No, probabilmente l'ha copiato, perché l'abbiamo fatto l'anno scorso. A trabocchetto era. Va bene. Il web picking, il prelievo a onda, il web picking permette di prelevare per locazione. Allora, dicevo l'anno scorso, due anni fa, molti non lo sanno, ma esiste il picking e il batch picking. È un pulsante che si attiva nel magazzino dove uno dice il batch picking. Cos'è il batch picking? È un raggruppamento di picking, sì, che sostanzialmente per molti è la spedizione, ma molto spesso quando io ricevo del materiale dall'esterno lo devo spedire, non è che spedisco un ordine o ricevo un ordine. Di solito, a meno che non sono un'azienda piccola o strana, di solito ho un po' di righe di un ordine, un po' di righe di un altro, ho un misto, quindi io ho delle versioni parziali sostanzialmente, che se io non ho il batch picking come faccio a farli? Certo. Come è uno standard Odoo batch picking. Quello che si chiama way picking non lo so, perché fa parte della versione enterprise e non lo conosco, però diciamo che col batch picking ottengo lo stesso risultato. Ci sono, ecco qua, la domanda, vai. Sì, sì, tutte queste cose che avete visto funzionano con Odoo standard al 100%. Beh, il magazzino 3D l'abbiamo venduto un po' dappertutto, in Messico, in Cina, in India, in Tunisia, in Italia. Hai visto? Una cosa in Italia. Abbiamo venduta in
Romania, un po' dappertutto. Diciamo è un'idea originale che è nata un po' con Loris Tissino e Davide, ci abbiamo lavorato nel 2017, che io ero appena entrato un po' nel mondo Udu. È stata un po' una grande sfida, perché quell'anno l'abbiamo portata alle Udu Experience addirittura. E questo a Fabien cosa ne pensava? Ma mi fa sexy. Sexy, ha detto. Sexy. Basta, non ho detto più altro. O prima o poi verrà fuori un widget. Sei stato fortunato, gli ha detto una parola di quattro lettere. Va bene. Facciamo un applauso ad Andrea. Ciao. Adesso